Benvenuti all'appuntamento con le mille e una storie con la nostra ospite speciale che è Rosita Dorigo. Yay! Ciao Rosita! Rosita è l'inventrice di una disciplina che si chiama food design. Sostanzialmente si occupa della ricerca del cibo prelibato che deve venire da determinate zone del mondo, come viene preparato, come viene cucinato, come viene presentato e soprattutto organizza la cucina come arte, il food come arte non solo nell'ambiente proprio ristretto degli intenditori, ma anche nelle tavole. Sulle tavole degli hotel a 5 stelle, super lusso e di andare, e porta questa meraviglia, questo glamour anche nelle nostre tavole. Le mille e una storia, come fare dello storytelling attraverso il cibo e il vino associato a determinati tipi di cibo. Rosita, cosa ci racconti questa sera? È bello sentirti perché riesci a dipingere il mio lavoro quasi più di me. Brava! Allora, tu hai detto questa cosa particolare di portare le emozioni alle nostre case, come se andassimo al ristorante o in un grande albergo, però cosa c'è di meglio che riuscire a ricreare questa situazione da noi? Però attenzione, ci sono sempre, dico io, le due facce della medaglia, a chi piace essere invitato e a chi piace invitare. Ora ci mettiamo dalla parte di chi invita e magari qualche accenno a chi è invitato, perché il galateo è sempre reciproco. Ricordiamoci che anche quando si è invitati si è sempre un po' ospiti a casa di qualcun altro, quindi bisogna avere anche noi certe, noi invitati, certe modalità di utilizzo e di usufruire di questo evento, di questo, scusami, invito. Perché è anche giusto che l'ospite comprenda il motivo per cui è stato invitato e diventa lui stesso parte di questo momento condiviso. Perché per la padrona di casa, per il padrone di casa, è reciproco lo scambio. Ci si scambia il piacere di invitare e anche di sentire che chi è invitato ha piacere e si sa, tra virgolette, comportare. Oltre all'etichetta, al comportamento che deve osservare un bravo ospite, non l'ospite che ospita, mi riferisco all'invitato in questo caso. C'è qualcosa che l'invitato può fare di sua iniziativa, conoscendo per esempio il tema della serata, per dare il suo contributo anche a livello materiale, portando per esempio un vino particolare? È prescritto dal Galateo questo tipo di comportamento? È accettato? Allora, è delicato l'argomento. Tu hai introdotto un argomento veramente interessante che non sempre si affronta. Colui che è invitato è autorizzato a portare cibo o vino solo se è d'accordo con l'ospite di casa, col padrone di casa o se lo conosce molto bene. Soprattutto se si parla di cibo, perché tendenzialmente la parte food è a cura di chi invita. La parte vino può avere doppia valenza. Conosci bene chi fa l'invito, cioè chiamiamolo ospite e invitato. Conosci bene l'ospite, sai cosa cucina perché te l'ha detto, ti ha detto: guarda, ho la cacciagione del mio compagno, piuttosto che ho voglia di fare il risotto all'amarone. Sai l'argomento e gli dici: ascolta, allora ti porto un amarone di casa mia. Ci sta benissimo, ma se tu arrivi con un bianco friulano, con un menù di cacciagione, magari sai già che va in frigorifero. Lo puoi fare quando non sai, non ti sei messo d'accordo con il padrone di casa, non sai cos'è il menù. Allora, una cosa molto bella, se vuoi regalare un vino, il vino che piace a te. Quindi parli di te e dici: questo è una parte di me che do a te. Io amo lo champagne, amo il passito, amo il vino francese, una cosa che allora è un dono perché è come se tu lo facessi a te stesso. Questo è sempre un tocco di attenzione perché ti do qualche cosa che darei a me, il famoso fai all'altro quello che vorrebbe fosse fatto a te, no? E allora lì diventa: il mio amico ama questo vino, il giorno che aprirò questo vino penserò a lui o alla mia amica. Quindi questo per l'argomento food and beverage. Sul cibo,
Ecco, anche lì, se conosci la padrona di casa, il padrone di casa gli puoi dire: senti, ti manca il contorno, ti cucino la mia famosa patata gratinata piuttosto che le zucchine del mio orto. Se non conosci il menù e non conosci bene il padrone di casa, il classico cioccolatino è chic e non impegna, magari andando a cercare un cioccolato un po' originale per fare una cosa spiritosa. Sul cibo, ripeto, è sempre abbastanza delicato. Oppure sei un amante della campagna, hai i tuoi frutti da portare. Guarda, il mio albero ha fatto le pesche, piuttosto che ho a casa mia questo salame unico che ho comprato durante il mio viaggio. Quindi deve essere sempre un qualche cosa che piace a te e lo doni perché credi di fare una cosa gradita come se lo facessero a te stesso. Quindi, Argomento cibo. da quello che mi stai dicendo, io intendo che è molto meglio regalare quando si è invitati ai padroni di casa qualcosa che piace a te, dicendo questa è la cosa più preziosa per me, quindi te ne faccio dono come una parte di me, piuttosto che andare a indovinare qualcosa e a portare una cosa sbagliata che non ci azzecca né con il menù né con i gusti dei padroni di casa, O giusto, i Rosita? tuoi, cioè, perché poi lo capisci, no? Quando ti danno una che cosa che magari è riciclata o perché non sapevano cosa regalarti, ti danno il vino che trovi dappertutto, non ha personalità, oppure quella cosa che fanno tutti, il famoso cioccolatino della Caffara, adesso non voglio fare pubblicità al contrario, ma è una cosa easy, l'ho preso all'ultimo momento, oppure ti scusi, dici guarda, so che è la cosa più banale del mondo, ma piuttosto che arrivare a mani vuote. Cioè, sempre deve essere un gesto pensato, ecco, forse questa è la parola chiave. Se invece conosci il menù, il padrone di casa, ti metti d'accordo e l'argomento food and beverage diventa più fluido. Ma direi che la parola d'ordine, allora, quando si parla di questo, è come se lo facessi a te stesso. Per esulare dall'argomento cibo-vino da regalare, trovo che sia sempre gradevole una cosa dedicata alla casa. La candela profumata, il libro, un soprammobile particolare, cercando sempre di allora a quel punto lì, se conosci la casa del tuo ospite, o anche lì un qualche cosa che comunque parli di te. Io che mi chiamo Rosita, ho regalato una candela al vino rosso, perché Rosita si intende di vino, però mi piacciono le candele. Padrone di casa, grande esperto di vino, se gli porto un vino gli faccio anche un dispetto, ecco, me ne intendo di più. Invece pensare a una cosa che parla un po' di te, ma nello stesso momento è legata al tuo essere. L'ospite sul regalo, io non mi presenterei mai a mani vuote, perché c'è anche quello che dice, per non aver problemi vado a mani vuote. Ecco, forse credo che questa sia la cosa un po' da evitare, oppure gli fai arrivare il mazzo di fiori prima o il giorno dopo per scusarti, perché comunque io credo che sia, se deve essere spedito prima piuttosto che dopo. Dopo, semmai può essere un biglietto di ringraziamento, la telefonata. Ecco, io trovo che sia sempre importante per chi invita avere un feedback il giorno dopo, fosse anche un solo grazie o senza doversi troppo dilungare, ma io credo che un gesto il giorno dopo sia molto gradito, sempre. Sai Mi cosa mi piace. piace tanto? Mi piace l'idea, lo so che ha i suoi tempi, ma di qualcosa di scritto di proprio pugno, lasciato da qualche parte, magari nella buca delle lettere, non lo so, piuttosto che il messaggio su WhatsApp, perché oggi siamo tutti digitali, tutti tecnologici, ma si è È perso vero. proprio il gusto della cosa pensata. Tu hai detto prima una cosa importantissima, il denominatore comune di tutto. Queste cose che l'invitato può portare è l'averci pensato, l'aver dedicato del tempo ai padroni di Giusto. casa, cioè con affetto, proprio così. E il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo alla fine, la nostra risorsa principale di vita, e quindi vuol dire tanto. Hai detto una cosa veramente importante, che è proprio quello che fa la differenza tra il pensare e il fare perché bisogna. E così com'è simpatico, questo lo dico all'inizio per chi invece l'invito lo fa, il libro degli ospiti.
Se hai passione di invitare gli ospiti a casa tua, di fare queste situazioni conviviali con poche o con tante persone che siano, un libro degli ospiti, come si usa nelle maison, in qualche relais. Avere quel libro, quel block notes, qualsiasi cosa dove l'ospite può scrivere quando ha l'ispirazione. Guarda Rosita, questa sera mi sto divertendo, lo scrivo perché metto il libro dell'ospite. Questo rimane poi nella memoria un ricordo di quell'emozione fotografata in quell'attimo. Quindi è anche questo un regalo in più che si lascia al padrone di casa e che il padrone di casa provocatoriamente stimola all'invitato. Perché dico, ricordati di lasciare un pensiero. E allora lì, come hai detto bene tu, è un altro momento che porti via a te e lo dedichi. Quindi dedichi il tuo tempo, la pensata, la pensata. Stupendo. Senti, Questo per Rosita, introdurci. pensavi di proporci un menù magari semplice che possa essere messo in pratica in questa stagione, nella stagione in cui siamo, arrivano i primi freddi, quindi è ovvio che l'insalata di riso, per quanto ricca di ingredienti esotici, non è proprio il piatto più indicato. Ma supponiamo di avere a cena 4 o 5 persone, una coppia che dovesse invitare a casa propria altre 2 coppie. Che cosa può fare? Ti dirò di più, Jasmine. Ok. Dare un menù è riduttivo. Potrei allargarmi e magari qualche idea sicuramente per questa stagione. Sono felice di darla. Ma la cosa importante quando inviti gli amici a cena è esprimere un tuo messaggio, essere te stesso. E quindi quel momento lì decidere. A te piace il rosso? Voglio fare un menù tutto rosso. A me piace divertirmi? Voglio fare un menù dove tutti cuciniamo insieme. A me piace sedermi a tavola con i miei ospiti? Avrà già tutto pronto e già sistemato nei piatti perché in cucina c'ho tanto spazio, basta solo che vado e porgo. Ho il servo muto, il carrellino di fianco, non mi devo neanche alzare da tavola perché spreparo al momento. Quindi voglio condividere la cena. Oppure voglio improvvisare, dico ragazzi, io ho pensato, però se ci mettiamo in cucina assieme si cambia menù. Quindi torno a dire: la prima cosa è pensare come quella sera, quel momento lo vuoi vivere per te. Vuoi comunicare un tuo momento, una tua gioia, o vuoi far conoscere ai tuoi amici un gusto che a te piace? Vi ho mai detto che sono innamorata del radicchio? Bene, questa sera vi tocca mangiare solo radicchio. Vi ho mai detto che ho cambiato colore della mia camera da letto? L'ho fatta verde. Stasera si mangia tutto verde perché è diventato il mio colore preferito. Oppure ho fatto un viaggio e ho portato a casa una carne particolare. Stasera vi tocca mangiare il cammello perché sono tornata con il cammello. Quindi è interessante partire con l'idea di che messaggio voglio dare questa sera qua. Come potrebbe essere, e giungo alla tua bellissima e giustissima domanda, voglio dimostrare tutta la mia abilità in cucina e l'eleganza della tavola. Allora lì prendo un bel libro di Galateo, che allora potremmo iniziare mille trasmissioni su questo, tipo Xaba dalla Zorba, e fare una cosa precisissima, a partire dallo stile della tovaglia, della mise en place, dal tipo di bicchiere, dal posizionamento del bicchiere, dalla scelta del vino. E quindi lì allora cominciamo ad andare, diciamo, su 3 suggerimenti che sono immediati, senza fare la professoressina di Galateo, che sono sicura che tra i nostri amici ce ne sono tanti di bravi. Ricordiamoci, tovagliolo, per non essere imbarazzati, che andrebbe a sinistra, il mio maestro Gualtiero mi diceva appoggialo sul piatto. C'è qualcuno contrario, ma se lo dice il maestro va sempre bene. Anche perché così insegni a colui il quale si dimentica di metterselo sulle ginocchia, che o se lo mette o mangia sopra il tovagliolo. Quindi è anche un modo per dirti: ricordati che prima che arrivi il cibo, mettiti il tovagliolo sulle ginocchia. Le posate. Al di là dell'ordine delle posate, si fa sempre finta di dover mangiare noi. Adesso mi dispiace, sono anch'io mancina, so che. Però teniamo conto che siano tutti destrorsi, quindi coltello, cucchiaio a destra, forchette a sinistra,
così come base, poi ci possiamo sbizzarrire sui menù a base di carne, pesce, primi, antipasti, andiamo sempre in aggiunta e si parte sempre. L'ultima posata è la prima che devi usare. Sto facendo così con le mani per dire qua c'è il piatto, attorno ci sono le posate. Sopra, se vogliamo fare una mise en place completa, per il dessert, per la frutta, forchettina e cucchiaio, ho messo sempre nel senso di come lo prendiamo, quindi la forchettina con i rebbi verso sinistra, il cucchiaino con il manico verso sinistra, quindi i rebbi della forchetta corrispondono al manico del cucchiaino. Ok. Ok? Visual. Bicchieri a destra, partendo da quello dell'acqua per continuare con quello della bolla, bianco, rosso. Se c'è anche il liquore, vogliamo, abbiamo veramente tanto spazio, possiamo mettere anche il piccolo bicchiere da liquore, ma suggerisco di non farlo perché poi alla fine ci si trova veramente con una schiera di bicchieri importanti a tavola. Questo ci facilita il servizio del vino perché anziché cambiare il bicchiere tutte le volte, basta eliminare quello già usato. O ci sono persone come me che amano avere, anche se mi viene servito un bianco e un rosso, tenerli sempre a fianco perché mi piace assaggiare un po' e un po', ma questa sono io, un po' strana. Allora, se vogliamo fare una cosa formale, questi sono un po' i primi dettami. Ricordiamoci, il contorno va servito a destra e il piattino del pane a sinistra, cosa molto utile da sapere anche quando si va a delle cene, che si è tutti seduti di fianco, il pane nostro sta dalla parte del cuore, ok? Quindi non mangiamoci il pane del vicino, che poi si rischia di mescolare le acque. Allora, adesso non, ripeto, non voglio allungarmi troppo sul galateo perché so che sono tutti molto bravi e mi piace divertirmi invece con qualche cosa di, tornando al discorso di che cosa vogliamo noi, padrone di casa, comunicare. Quindi sul menù possiamo giocare sui colori, perché quel giorno lì volevamo divertirci con il colore. Se decidiamo di condividere, pensiamo magari appunto di cucinare il risotto della situazione dove in cucina ti fanno compagnia mentre lo mescoli, ti aiutano a grattare il formaggio, a mettere il pane in tavola, quindi condivisione. E anche lì allora il menù te lo studi un pochino, meglio avere sempre qualcosa di già pronto, perché non si può passare tutta la serata in cucina, però siccome hai una casa che ti piace che i tuoi amici la vivano, la vedano, allora fai movimentare anche la serata. Viceversa, vuoi fare, come dicevo prima, una cosa comoda, ricordati di fare cibo che non ha bisogno di una prolungata cottura, è già pronto, è già in forno, è già sulla pentola coperta, devi soltanto alzarti e servirlo. E per passare ancora più tempo con i tuoi ospiti, un carrellino, un appoggio di fianco ti permette di sbarazzare la tavola, di appoggiarlo, così non devi tutte le volte alzarti o costringere i tuoi ospiti, che sono sempre molto gentili i nostri ospiti, ci vogliono dare una mano. Quindi c'è il sollevamento di tutti che si portano il piatto in cucina, creandoti il caos poi alla fine, perché spesso succede anche questo, che tutti nel tentativo di fare ciò che pensano sia più giusto, ti mollano roba dappertutto. Quindi allora cerchiamo anche di anticipare le cose. E su questo anticipare, l'ospite può capitare che le cada il coltello, che le cada il tovagliolo, che rompa un bicchiere. Non si deve creare il panico. Tu hai sempre subito il tovagliolo di riserva, hai sempre vicino le posate di riserva. Se hai rotto un bicchiere, non succede niente, te ne do un altro e sistemiamo. Evitare l'attimo di imbarazzo. Non ti preoccupare, ci ho già pensato e ti è caduto il cucchiaio, ce l'ho qua. Questo per evitare quell'attimo di imbarazzo che dice: no, ma dai, me lo vado a lavare, no, ma dai, non ti disturbare, lo uso lo stesso. Ci ho già pensato. Che bellezza, Rosita! Quindi riepilogando, i tre spunti di ispirazione sono, per esempio, un sapore nuovo da far sperimentare ai nostri ospiti e quindi un ingrediente speciale, un cibo speciale che vogliamo usare per così creare primo, secondo, anche l'antipasto, perché no? Tu parlavi di radicchio in questa stagione, è una cosa sublime, specialmente quello di Treviso. Come si fa a dimenticare un sapore così buono? Anche Non il si risotto dimentica. con radicchio è una cosa meravigliosa. Oppure vieni da un viaggio e quindi hai quel cibo e dici voglio farvi sperimentare. Oppure ancora, insomma,
questo è vero storytelling, Rosita, alla fine, perché non ci siamo limitate a costruire un menù dal nulla, no, tu hai saputo inventare delle storie e su queste storie proporre tre modalità diverse di... Io ho fatto un brindisi in tuo onore perché sapevo che saresti finita sul radicchio, per arrivare a dire che anche gli abbinamenti col vino sono molto importanti. E è vero che c'è una grande scuola che ci insegna a fare l'abbinamento col vino, ma torno sempre sull'argomento che abbiamo affrontato adesso, di esprimere anche di esprimere soprattutto il proprio stile, il proprio carattere. Quindi non seguiamo regolarmente un ordine se non ci va di farlo. Se a noi piace, per esempio, adesso io sto assaggiando un Chianti, apposta l'ho fatto, perché è un vino che volendo si può abbinare tranquillamente anche al pesce. Si può bere anche come aperitivo perché va di moda il vino rosso, specie d'inverno. Quindi è anche bello togliersi un po' certi dogmi, nello stesso tempo dimostrare che si conoscono. Quindi so che ci vorrebbe la bollicina come aperitivo, però visto che vi piace il vino rosso, cosa dite se stappiamo il mio vino rosso preferito? Crea anche quell'ulteriore stimolo al dialogo insieme ai tuoi amici. Meraviglioso. Senti, Rosita, io direi che per questa sera ci siamo beati del tuo storytelling, food and wine, design, e possiamo darci appuntamento a tra 2 settimane per un argomento che per ora è top secret, perché vogliamo lasciare quella suspense, proprio come si fa, sai, con gli appetizer. Non si sa che cosa verrà dopo, lo puoi solo immaginare per il sapore che stai degustando. Per quanto invece riguarda gli abbonati al canale, abbiamo un contenuto speciale, la cenetta 2 a lume di candela. Rosita, intanto ciao, grazie per averci coccolati con queste stupende proposte di menù e di cena per gli amici, che io vorrei prendere parte a una cena così. Non so cucinare, quindi se hai qualche indirizzo da propormi, porto i migliori cioccolatini svizzeri. Bella idea. Lasciami dire solo un'ultima cosa. Ricordatevi, quando invitate a cena i vostri amici, pochi o tanti che siano, create quel piccolo momento di aperitivo all'inizio, di offerta di qualcosa appena arrivano gli ospiti, che non sempre arrivano tutti in contemporanea. Quindi concedetevi quel momento in piedi di accoglienza finché siate tutti insieme a sedervi a tavola. E buon Spettacolo. appetito. Ottimo. Allora, grazie ancora e a tra 15 giorni con le mille e una storia. E a voi tutti eroi, Grazie al prossimo appuntamento con il sapore, con il gusto, con lo storytelling di Rosita Dorigo. Ciao ciao, a presto. a tutti.